Allora, buonasera a tutti e benvenuti al convegno internazionale Francesco Paolo Tosti e la romanza tra 8 e 900. Questo convegno, fortemente voluto dall'Istituto Nazionale Tostiano, dal nostro presidente avvocato Leoni Martino, dal CDA e dal direttore maestro Maurizio Tolelli, arriva dopo molti anni dal primo convegno internazionale che si è tenuto qui a Ortona nel 1996, voluto dal compianto Francesco Sanvitale, che affrontava diverse questioni su Tosti e la romanza da salotto. Ebbene, a distanza di molti anni torniamo a riflettere sulle questioni musicali importanti su Francesco Paolo Tosti e la romanza da salotto, perché si rende necessario un aggiornamento della ricerca e perché su Francesco Paolo Tosti non potevamo che farlo noi, non poteva che farlo l'Istituto Nazionale Tostiano. Ma non vorrei dilungarmi, permettetemi innanzitutto di ringraziare innanzitutto il nostro ospite, il Comune di Ortona, nella persona del sindaco assente e dell'assessore alla cultura Giorgio Marchegiano, che poi chiamerò per fare un saluto, e permettetemi anche di ringraziare i numerosi enti che hanno patrocinato questo convegno, tra i quali molte importanti università, l'Università di Teramo, l'Università di Chieti Pescara e l'alta formazione accademica, l'Istituto Musicale Pareggiato Gaetano Braga di Teramo, il Conservatorio di Pescara e il Conservatorio dell'Aquila. Quindi ringraziamo questi enti per l'importante patrocinio a questa importante manifestazione. Non voglio dilungarmi e chiamo subito il presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, avvocato Remo Di Martino, per un saluto. Faccio il caffè adesso. Benvenuti nella nostra città, abbiamo già il piacere di conoscerci. Da qualche mese, ormai 11 mesi, sono presidente dell'Istituto Tostiano. Ho accettato volentieri questo incarico da parte del sindaco Castiglione perché dopo 25 anni di amministrazione attiva e dopo essere stato già presidente dell'Istituto Tostiano per un'annualità, aver fatto parte del consiglio d'amministrazione per qualche decennio, non qualche decennio, 10 o 12 anni, mi sentivo come predestinato. Predestinato perché? Perché i rapporti che ho avuto con Francesco Sanvitale e con il professor Caraceni sono stati talmente intensi e per certi versi anche conflittuali, che però mi hanno sempre fatto apprezzare tutto ciò che Francesco soprattutto era riuscito a creare. Ed era una cosa che avevo proprio nel mio cuore, perché tra le cose importanti della nostra città, e qui faccio un po' da Cicerone, le cose importanti della nostra città essenzialmente sono quattro e iniziano con Margherita d'Austria, quindi con l'arrivo della Signora delle Fiandre, poi con l'arrivo delle ossa di San Tommaso, che andrete poi a vedere in cattedrale, poi con Francesco Paolo Tosti e poi con la battaglia di Ortona. Ma Francesco Paolo Tosti era, e quando ero un giovane avvocato che si avvicinava alla cultura ortonese, e quando mi approcciavo proprio a questi temi, avevo capito che Francesco Paolo Tosti ci poteva portare fuori, poteva portare Ortona nel mondo, poteva fare sì che la città di Ortona fosse conosciuta anche per gli aspetti della musica. Poi, se avete tempo, approfondirete, vedrete quanto è stata importante la musica con Albanese, con Don Marco, con tutti i musicisti ortonesi, che voi da musicologi probabilmente conoscete meglio di me. Ma quindi questo destino che mi ha riportato qui a fare il presidente dell'Istituto Tostiano, io lo voglio in qualche modo favorire e cercare di fare quanto è nelle nostre possibilità per fare di più e di meno. Perciò quando abbiamo cominciato e quando mi hanno detto che potevamo rifare questo concorso internazionale, che era ormai da tanti anni, questo convegno internazionale, il concorso internazionale lo facciamo l'anno prossimo, sono già
proiettato su quello. Quando abbiamo deciso di fare questo convegno con un comitato scientifico di grande livello, a cominciare dal professor Borghetti, il professor Torelli, con Diana, con Alberto Mammarella, che è stato anche direttore del nostro istituto, ho detto: ma caspita, benissimo, partiamo, facciamolo. Io non sono musicologo, forse non capirò tutto quello che voi direte, ma non è importante tanto che lo capisca io. Quello che abbiamo cercato di fare in questo momento nell'Istituto Tostiano è non dare rilevanza soltanto alla musica di Tosti, ma anche a Tosti personaggio. La persona di Tosti, quest'uomo particolarissimo che è riuscito ad aprire le regge internazionale dall'Abruzzo alle regge internazionali del Novecento, merita anche di essere in qualche modo proposto come uomo. E su questo abbiamo fatto già qualcosa. Per esempio, domenica scorsa abbiamo proiettato un film, Caro Ideale, non so se voi avete avuto occasione di vederlo, ma ve lo consiglio, perché è anche su YouTube, e abbiamo visto questo personaggio. Abbiamo visto Tosti, e il lavoro che potremo fare noi, che non siamo musicologi, è quello di puntare anche sulla persona di Tosti e capirne i vari risvolti sotto tutti i punti di vista. Non mi dilungo troppo neanche io, spero che il vostro soggiorno in Ortona sia dei migliori, vi faccio i migliori auguri di buon lavoro, e sicuramente tutto quello che avrete modo di fare e di dire lo riporteremo in un testo e pubblicheremo i risultati di questo importante convegno. Grazie, a presto. Grazie al nostro Presidente, sempre molto rassicurante, proiettato nel futuro dell'Istituto Nazionale Tostiano. Chiamo adesso invece a dire qualche parola di benvenuto il nostro direttore artistico, maestro Maurizio Torelli. Buonasera a tutti. Ho preso anche una piccola scossa. Anch'io, come il nostro Presidente, non sono un musicologo, ma faccio il musicista di professione, e quindi ho fatto la pratica proprio da operaio, praticando il canto e praticando quindi anche Tosti, e che io conoscevo abbastanza bene come studente, ho continuato a conoscerlo come abitante di Ortona, e poi mi hanno invitato, onorato, a diventare direttore appunto di questo prestigioso istituto nazionale. Noi sentivamo realmente il bisogno, e quindi io sono particolarmente felice di questo convegno, perché lo considero una rinascita musicologica del nostro istituto, anche non solo musicologica, ma soprattutto musicologica del nostro istituto. E la cosa molto molto bella, e devo ringraziare Vincenzo, Alberto che non c'è, e Diana, di guardare questo personaggio di Tosti anche da altre angolature, tipo quella di docente di canto, perché molti dimenticano, soprattutto in conservatorio, che proprio nella seconda metà dell'Ottocento c'è una trasformazione della tecnica del canto, c'è una, chiamiamola, evoluzione, che piano piano poi sfocerà fino alle nuove voci, il nuovo tenore, Caruso rappresenterà il nuovo tenore. E quindi questa figura di questo didatta, non solo quindi compositore, secondo me deve essere ancora più conosciuta. Una cosa vi prego da direttore: noi vorremmo editare e stampare gli atti il prossimo anno, quindi vi chiedo già nel 2024, vi chiedo già di pensare poi a tutto ciò di cui ha bisogno per fare questi atti. Non credo agli atti che escono dopo 6 anni, perché qualche volta succede, ma vorremmo appunto editarli il prossimo anno. Io vi auguro veramente un buon lavoro, vi ringrazio della vostra partecipazione, soprattutto a esimi professori.
professori che arrivano anche da lontano e vi seguirò, va bene? Non vi controllerò, ma vi seguirò. Arrivederci e buon lavoro. Grazie, grazie al nostro direttore che ci riporta sempre all'ordine, devo dire. E invito adesso il neoeletto assessore alla cultura Giorgio Marcheggiano, a cui facciamo anche tantissimi un applauso di tanti auguri. Grazie, buon pomeriggio a tutti, porto i saluti dell'amministrazione comunale. Come ha detto la dottoressa De Francesco, sono assessore da 5 giorni e per me è un grandissimo onore esordire pubblicamente in un'assemblea così qualificata e così importante. Sarò brevissimo perché davvero sono molto curioso di ascoltare gli interventi dei docenti che interverranno oggi. E quello che voglio dire però è che apprezzo molto e credo che sia questo lo spirito della cultura che la nostra città dovrebbe coltivare in questi anni. Lo spirito di questo convegno sia un forte radicamento nella città, perché stiamo lavorando ad Ortona e quindi il mondo, l'Europa è venuta ad Ortona per questo convegno e di questo vi ringraziamo, e allo stesso tempo però far sì che sia la città di Ortona a essere più conosciuta al di fuori dei confini nazionali. Questo credo che sia un compito proprio della cultura, quello di unire i saperi, di unire le conoscenze, di unire tutti gli studi che vengono fatti su una figura così importante come Francesco Paolo Tosti, per cui da parte dell'amministrazione ci sarà il massimo sostegno per il lavoro che farete nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e sono convinto che questo convegno sia solo un primo appuntamento e auguro davvero di potervi rivedere presto nella nostra città. Grazie e buon lavoro. Grazie, avvocato Marcheggiano, e lo ringrazio anche per aver sottolineato la vocazione territoriale e internazionale dell'Istituto Nazionale Tossiano. Noi coltiviamo questa vocazione da sempre, per cui abbiamo sempre creduto che la divulgazione anche scientifica non sia possibile se non torniamo ad un radicamento al territorio e se non portiamo il territorio fuori dai confini del territorio, quindi lo ringrazio molto. E adesso invece vorrei, vicino a me, il professor Vincenzo Borghetti, che ha, con cui ho condiviso non solo le mansioni del comitato scientifico, che ricordo essere composto dal professor Borghetti, dal professor Mammarella, che è assente soltanto per ragioni di salute, dal nostro direttore artistico Maurizio Torelli e da me modestamente, e che vi prego di permettermi di ringraziarlo non solo per il grande lavoro di collaborazione, per il contributo altamente qualificato, ma anche per l'amicizia che abbiamo costruito in questo periodo, perché Vincenzo Borghetti ha tollerato le mie infinite domande sulle questioni organizzative, e proprio a lui vorrei lasciare la parola proprio per un saluto e anche per riassumere quali sono gli scopi scientifici di questo convegno. Grazie Diana, grazie e buonasera a tutti coloro che sono qui con noi. Sembra essere arrivati alla fine di un processo, in realtà è solamente l'inizio, perché tutta l'organizzazione porta poi all'inizio dei lavori di questo convegno che scandisce il 40° anno di esistenza dell'Istituto Nazionale Tostiano, che fu fondato nel 1983, e ci sembrava il caso a marcare questo questa importante ricorrenza per l'istituzione con un convegno musicologico. La musicologia è anche una delle missioni di questo istituto, insomma. Quindi ritornare a Tosti a 40 anni dalla fondazione dell'istituto. Sono cambiate molte cose nel frattempo, sia l'istituto è cresciuto, ha acquisito una quantità davvero ragguardevole di materiale documentario, di partiture tostiane, di anche schizzi, abbozzi, quanto non immaginavamo ci fosse addirittura all'epoca della fondazione, e nel frattempo anche gli studi musicologici hanno conosciuto un accrescimento di interessi nei confronti di questo repertorio di musica che non è stata molto considerata dalla musicologia in passato. Mancavano anche degli strumenti metodologici, oltre
natura didattica, come nel caso di Tosti. Quindi abbiamo cercato con questo convegno di far convergere alcune delle più interessanti linee di ricerca, anche sviluppatesi nel corso degli ultimi decenni, grazie non solo, ma soprattutto alla cosiddetta rivoluzione digitale, un'attenzione molto grossa sui media e sulle forme di mediazione della produzione toscana, che ha avuto un'enorme fortuna nel mondo discografico, per dire, parlando di una tecnologia che esisteva anche quando Tosti era in vita. Come ricordava Diana poco fa, purtroppo oggi Alberto Mammarella, che con me e con lei è uno degli organizzatori di questo convegno, non può essere con noi. Speriamo di averlo con noi più tardi o addirittura nei prossimi giorni. E come il direttore ha ricordato, ed è bene averlo fatto all'inizio, questo convegno darà origine ad un libro, a una pubblicazione. Comunque, questo vuole suonare come un avvertimento, forse anche come una minaccia. Sappiate che comunque appena il convegno si concluderà riceverete delle comunicazioni al riguardo con le norme redazionali e comunque con un lasso di tempo congruo per poter far fermentare quanto emergerà durante queste giornate poi in una forma di un contributo scritto. Dunque, a questo punto io mi taccio e diamo veramente inizio alle danze, tanto più che la Sala Eden è nata in origine come un luogo di ballo, qui si svolgevano i balli del pomeriggio nella bella stagione. Questi sono racconti che ho sentito, ovviamente, però qui le danze vengono particolarmente bene. Chiamo la professoressa Paola Pesutti, alla quale abbiamo chiesto di introdurre dal punto di vista scientifico i lavori di questo convegno. Grazie.